È una crisi, lo sappiamo, quella odierna, che ha toccato le famiglie, soprattutto nei consumi. Ci sono settori in crisi, in difficoltà, i marchi dell'agroalimentare italiano, molti storici finiti in mani straniere, ma poi c'è una fotografia che dice che in questo settore si continua a produrre e a crescere. Guardateli, sono una rappresentanza decisamente nutrita, ma pur sempre una rappresentanza delle migliaia di agricoltori, allevatori e contadini italiani, riuniti oggi da Coldiretti per raccontare un paese diverso che riesce incredibilmente a crescere e produrre occupazione. Più 9% di assunzioni fra gli under 35 nel primo trimestre di quest'anno. Una variazione del PIL dello 0,1% e soprattutto un export da record, con un trend di crescita del 7% che dovrebbe portare il fatturato complessivo a 34 miliardi solo sull'estero. Si apre il mercato asiatico con un più 13% e addirittura boom per quello africano con un più 31%. Merito di un modo di fare impresa erroneamente giudicato sorpassato e invece risultato vincente. Quando ci dicevano di diventare grandi e di pensare alle grandi dimensioni, noi abbiamo pensato invece alle diversità, ad essere diversi, a valorizzare il territorio, le distintività territoriali, abbiamo pensato alla qualità, abbiamo pensato alla sicurezza alimentare. Quando ci dicevano che bisognava fare le grandi società SPA, che adesso stanno tutte in crisi, noi abbiamo scommesso nell'impresa familiare. Dobbiamo dire che abbiamo un'imprenditoria nel mondo dell'agricoltura. Nel mondo dell'agricoltura molto efficiente, di gente molto in gamba, che è molto cresciuta in questi anni. Insomma, piccolo è bello, locale ancora di più, soprattutto se tutelato e valorizzato. Tant'è che sempre il ministro Zanonato ha confermato come il governo stia lavorando per cercare di togliere l'IMU sui terreni agricoli. Ma se le associazioni di categoria come Coldiretti non mancano mai di far sentire la propria voce a ogni stormir di fronda, invocando aiuti e investimenti statali, è pur vero che qualche vera sofferenza c'è. Dall'appetito dei grandi marchi stranieri nei confronti delle nostre produzioni, che rischiano, è proprio il caso di dirlo, di snaturarsi, spacciando per italiano ciò che italiano davvero più non è, alla sua degenerazione, ovvero le frodi alimentari. Vera piaga che costa qualcosa come 60 miliardi di euro l'anno e 300.000 posti di lavoro. Oltre che danneggiare la nostra immagine, perché il provolone del Wisconsin o la mortadella brasiliana ci fanno solo una pessima pubblicità. Senza contare che almeno in Europa il nostro paese ha il primato della sicurezza alimentare, con la percentuale più bassa di residui chimici ed una ricchezza per ettaro doppia di quella prodotta in Francia o Spagna. Scontata dunque la battaglia per contrastare in ogni modo le coltivazioni OGM, così almeno promette il ministro dell'agricoltura De Girolamo. Se utilizzassimo la coltivazione degli OGM, che differenza ci sarebbe fra il pomodoro cinese e quello italiano?